Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: scandalo nella famiglia reale d'Inghilterra. La regina Elisabetta sarebbe vicina alla morte? Il principe Carlo non si trattiene. Ecco tutti i dettagli dell'accaduto. Regina vicina a morte Carlo. Inutile negare quanto il regno della regina Elisabetta sia stato importante per l'Inghilterra. La regina infatti ha da poco celebrato il 70° anniversario del regno. Cosa significa questo? Che la regina Elisabetta ha raggiunto un record mai visto prima, è diventata il terzo monarca ad avere regnato più a lungo nella storia, ma soprattutto è diventata la prima regina sovrana a regnare più a lungo. I primi due erano re. Grande traguardo dunque per la regina, la quale avrebbe dovuto partecipare al Queen's Speech che come ogni anno si celebra. La sovrana infatti avrebbe dovuto partecipare a uno degli eventi più importanti della sua carica, ma così non è stato. Il principe Carlo non si trattiene. Ecco cosa è successo alla regina. Regina Elisabetta, vicino alla morte, le parole di Carlo a riguardo. Il 70° anniversario dell'incoronazione della regina è arrivato. Elisabetta infatti è stata incoronata quando, all'età di 25 anni, il padre Giorgio VI è morto nel 1952. Passati dunque 7 decenni da quella data, quest'anno si sarebbe celebrato il giubileo di platino. All'evento tutti presenti, tranne la regina. Cosa è accaduto? Questa è stata la prima volta dal 1963 che la regina si assenta dal Queen's Speech che si tiene ogni anno per discutere dei più importanti cambiamenti nel regno dell'anno. Ma la regina ha dovuto delegare il principe Carlo, l'erede al trono, a parlare per lei. La corona arriva dunque alla cerimonia da sola, senza la sua regina. Carlo parla in pubblico pronunciando il discorso della regina e tutti restano sconvolti dell'assenza di essa. Questo non succedeva da ben 6 decenni. Il motivo? Pare che la regina abbia avuto problemi di salute, costringendola dunque a dare forfè. È stata costretta dunque a rinunciare alla cerimonia, restando bloccata in casa. La regina infatti ha bisogno di molto riposo sotto consiglio medico perché le sue condizioni di salute non sono affatto buone. Regina Elisabetta. All'arrivo a Westminster, un esperto di labiale avrebbe tradotto ciò che il principe Carlo avrebbe detto alla moglie Camilla. Oh mio Dio, che situazione spiacevole. Anche il principe William, presente alla cerimonia, è apparso molto nervoso. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.